Vergognati. Non sei mai stato la persona che hai persuaso di essere. La tua mania di rappresentazione non ha fatto che ritardare solamente il tuo sbugiardamento. Ma questo alla fine è arrivato. Ora devi fare i conti senza averne la capacità. Come pensavi che accadesse? Tutto questo ha senso? Ne ha mai avuto uno? No, è la mia risposta. Mi puoi biasimare se ho solo cercato di essere accettato? No. Ricordo di essere stato anch'io nella tua situazione, nei tuoi panni. Ricordo quanto sia difficile farsi accettare per ciò che si è. E quanto sia invece più semplice fingersi ciò che si ritiene gli altri accettino. Ma non dovevi fingere a me. Non ti ho mai chiesto di essere, se non te stesso, accogliendoti nei tuoi umani limiti. Ora scopro di parlare con una persona che non conosco. Tu invece sai chi sono. Tutti questi anni di conoscenza ci hanno avvicinato. Non ho mentito su ogni aspetto. Che magra consolazione. Non può sanare il dolore dello schiaffo che ogni volta che ti ho chiesto se tu fossi felice mi hai segretamente dato rispondendomi di sì. Ciò che abbiamo costruito di comune accordo non vale più nulla. È solo un rudere. La tua facciata, crollata. È così difficile rispondere alle aspettative di quelli che ci circondano. Tu mi conosci per ciò che sono. Sai che non ho mentito per malvagità. Lo so, ma non è un attenuante, anzi è un peggiorativo. Se almeno tu avessi preso il coraggio di essere un malvagio, come dici tu, e avessi mentito con l'ardire di avere tutto per te, e il tuo piano fosse stato ben architettato, allora ti avrei disprezzato e allontanato, ma ti avrei rispettato. La tua scelta sarebbe stata la tua causa, a suo modo, nobile nella tua mente, ma tu hai mentito per renderti accettabile. Per rappresentare un te inesistente, non sostanziato, e questo per non incorrere nel giudizio. Se davvero conosci il giudizio degli altri, perché non semplici di comprensione? Non conosci neanche vagamente cosa vuol dire essere oggetto della critica? Molto più che vagamente. È un'idea non vaga, ti ripeto, ma ciò che non mi permette di avere nessuna buona considerazione dei tuoi confronti è che conosco oltre agli altri il singolo uomo. E di fronte al singolo uomo, che cosa ti resta se non la medesima considerazione di essere a Massimo Renti? Gli uomini in associazione sono una delle peggiori macchine di distruzione possibili. Non hanno pietà, ma il singolo uomo, spoglio di tutto, è quanto di più misero tu possa trovare in natura. Cosa devi essere davanti a lui? Cosa dovevi essere davanti a me, se non te, uomo come me? Perché mi hai tradito così? Suppongo che ora debba sparire. Non vuoi più avere niente da spartire con me. Sbagli, ho tutto da spartire con te. Ho detto che mi ripugni, che hai avuto un comportamento vergognoso, che sei un traditore. Ma non ho detto di non esserlo stato anch'io. Con molte altre persone mi sono comportato come te. Pur di apparire valido, pur di essere all'altezza di aspettative poste in alto. E mi odio per questo. Perché odio tale comportamento, perché odio tutto ciò che allontana dall'essere umani. Ti sbagli. Ti sono simile in tutto e per tutto. Speravo solo che tra noi potesse essere diverso. È mortificante, ma così non è stato. No, è impossibile che sia. Per l'uomo non è possibile che essere solo, solo in mezzo a tutti. Non possiamo che rappresentarci per vivere con intorno a noi un minimo di comprensione. Non leggo altra soluzione.